Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, nella seconda sessione, siamo alla terza giornata qui all'Hotel Summit di Roma e siamo in compagnia di Antonio Marulo, detto Antonello, caporedattore di Quaderni Radicali. Antonello l'abbiamo già incontrato, abbiamo già intervistato in occasione della presentazione di questa iniziativa, questa avventura editoriale nuova che era il mese di Quaderni, che è il mese di Quaderni Radicali, e ovviamente gli chiediamo un aggiornamento e su come è partita, su come è decollata questa avventura. Sì, eravamo partiti con il numero zero, il numero sperimentale, carcere fuori legge, dedicato appunto al problema delle carceri. Nel mese di settembre è uscito, mese di settembre-ottobre, è uscito il numero 1 sulle nozze omosessuali, andiamo a nozze. Tutti possono trovare sul sito www.quaderniradicalionline.it, è scaricabile ovviamente, è un prodotto editoriale che noi cerchiamo di piazzare a pagamento, pochi soldi, il singolo numero costa 3 euro, mentre l'abbonamento ad 11 numeri annuali 25 euro. È un'iniziativa che è esclusivamente online, quindi è a metà tra l'Agenzia Radicale, che è il supplemento telematico quotidiano ormai dal 2001 di Quaderni Radicali, e invece il mese che si pone appunto come supplemento mensile di Quaderni Radicali, di una rivista che storica, nata nel 1977, che l'area radicale conosce, fondata da Geppi Rippa, che è il direttore, e che aspira ad insomma inserirsi in quel contesto nuovo multimediale del web, che con tutte le tecniche che riguardano, con l'iPhone, l'iPad, e serve proprio appunto ad entrare nel nuovo mercato dell'editoria, dell'informazione. Ascolta Antonello, tutta l'area, diciamo, di Agenzia Radicale, Quaderni Radicali eccetera, ci propone sempre quello che più che informazione è un vero e proprio approfondimento politico, quindi insomma diciamo una lettura molto qualificata. Volevo chiederti, comunque sia, questa avventura editoriale fa parte, tanto per utilizzare un paragone, una metafora che cara Radicali, un po' di una fa parte di una galassia informativa radicale limitrofa agli ambienti radicali. Per l'utente radicale, ma anche per colui che non è radicale e che in qualche modo si trova a incrociare un po' i vari soggetti della galassia radicale, secondo te sarebbe necessario cercare di far convogliare tutte queste iniziative in un contenitore mediatico, o almeno un qualcosa con un'indicizzazione, insomma, un qualcosa di riassuntivo per una consultazione più semplice e che presenti un menu completo di tutte le varie iniziative radicali informative e di approfondimento? Diciamo che l'area radicale, ecco, a livello dell'informazione radicale, presenta un po' in un certo senso le estremizzazioni dell'individualismo radicale, in un certo senso, che a volte in alcuni contesti andrebbe un po' mitigato, secondo il mio punto di vista, perché è chiaro che se determinati soggetti tutti individualmente creano il proprio piccolo orticello e vanno avanti senza coordinamento, è chiaro che si depotenzia la forza e lo slancio radicale, diciamo, dell'informazione che si vuol dare, e nello stesso tempo si fa anche un po' di confusione. Diciamo che noi da un certo punto di vista siamo una rivista storica nata nel 77, abbiamo un marchio consolidato che è Quaderni Radicali, che quindi, e siamo stati per lungo tempo anche gli unici, al di là del Partito Radicale o della Radio Radicale, siamo stati gli unici ad avere e essere come contenitore di informazione, di cultura radicale, anche un po' esterno, nel senso non legato al partito, ma comunque di area radicale, che cercava di convogliare nel contenitore e fare informazione radicale, prendendo spunto dai vari soggetti. Questo è quello che un po' dovrebbe farsi anche a livello generale, cioè nel senso un minimo di coordinamento ci vorrebbe, in un certo senso, o comunque di bisognerebbe fare un po' di sinergia nelle attività, evitando di ognuno andare per conto proprio, perché poi alla fine tutti puntiamo ad avere lo stesso interesse, che è l'interesse di rompere un po' il muro che in un certo senso ostacola il passaggio di determinate informazioni. L'abbiamo visto negli ultimi mesi cosa è accaduto con la disinformazione assoluta anche sulla questione della fiducia, il fatto, diciamo, delle proteste contro Pannella e così via. Questo
necessita, diciamo, di un lavoro maggiore. Non so quanto si riesca nell'obiettivo, in questo senso qua, non so, diciamo, da questo punto di vista si può fare molto, ecco, per tentare di evitare che ci sia anche confusione all'interno dell'area radicale e a venire incontro anche a quell'esigenza, che è l'esigenza appunto che ci dà internet, la multimedialità, che trascritto, parlato, il video unito in un solo, diciamo, contenitore, dando un'informazione, diciamo, completa a più livelli. In questo caso qua, ad esempio, è il caso della TV radicale o comunque della vostra TV, che può interagire magari con Quaderni Radicali, sulle cose che vengono scritte da Quaderni Radicali o col sito di Agenzia Radicale per quanto riguarda l'informazione quotidiana. Quindi si può fare tanto da questo punto di vista. Antonello, anche per correttezza devo dire che in questo momento non sei ripreso da TV Radicale. È un momento di evoluzione che sta vivendo TV Radicale, infatti come puoi vedere là c'è un piccolo manifestino con un punto interrogativo che è praticamente il segnale di un qualcosa che si sta creando. Però noi abbiamo un po' anticipato i tempi, in quanto il congresso era un'occasione troppo importante da perdere come incontro, e quindi comunque sì, abbiamo girato queste, siamo pensato di fare queste interviste che inseriremo poi appunto nel contenitore, che nell'arco di gennaio sicuramente poi appunto avrà un dominio, avrà un sito, però nel frattempo le mettiamo ovviamente su internet, su YouTube, sul canale Pensieri Radicali, se non vado errato si chiama, e le facciamo girare poi sui social, soprattutto su Facebook, perché è importante che sia così. Ascolta Antonello, ci vuoi presentare gli argomenti del prossimo numero di Quaderni Radicali? Di Quaderni Radicali, in questo caso per non fare confusione. Sì. Telecamera. Perfetto, così, bene. Il numero che è uscito da poco, naturalmente dedicato, siamo in tema qui in tema di congressuale della primavera araba, tra domande di libertà e fondamentalismo, cerchiamo un po' di fare il punto della situazione dopo questi mesi di rivoluzioni arabe e di rivolte comunque che ha battuto tanti regimi. Ci sono, diciamo, naturalmente importanti interventi, tra cui naturalmente oltre a quelli dell'Associazione Arabi Democratici Liberali, che è legata molto al nostro network informativo di Quaderni Radicali, che è l'Associazione Arabi Democratici Liberali, che ha come presidente Anna Baciar Barducci, che abbiamo intervistato anche lei. Poi abbiamo un'intervista di Emma Bonino. Insomma, ci sono vari interventi che trattano del tema della primavera araba e approfondi. Naturalmente Quaderni Radicali non è solo il primo piano, si occupa anche di tutti gli altri temi. In stato delle cose analizziamo un poco, prendiamo spunto dal convegno che abbiamo fatto a settembre sull'anatomia del debito pubblico, a cui hanno partecipato tutti i soggetti radicali, dobbiamo dire, al nostro convegno, al convegno organizzato da Quaderni Radicali, e quindi c'è un approfondimento sui temi economici. Ospitiamo il taccuino di Gianfranco Spadaccia, che un po' analizza e dà l'opinione sull'attualità politica, i temi che in questo autunno hanno tenuto banco, e poi via via ci sono anche, diciamo, la parte più culturale che riguarda i libri, il cinema, il teatro, con la rubrica per sale scaffali. Più o meno, diciamo, come al solito, chi conosce Quaderni Radicali e che vive la radicale da 30 anni a questa parte sa che è un contenitore molto ampio, può trovare di tutto, e nello stesso tempo, tornando al discorso, non ci sono preclusioni, anzi noi cerchiamo di includere i temi radicali e quindi parlarne anche dal punto di vista un po' più giornalistico, tentando di non prendere, diciamo, di prendere posizione, ma che la posizione non sia, diciamo, frutto di linea, diciamo, di tra virgolette di partito, ma è una linea culturale e politica aperta in un certo senso. E questi sono i temi, diciamo, del primo piano, diciamo, di questo numero 107 di Quaderni Radicali. Perfetto, vogliamo dare anche qualche riferimento siti, perché so che siete oltre come siti, siete anche su Facebook? Sì, abbiamo Facebook, abbiamo il canale di Agenzia Radicale, diciamo poi abbiamo la pagina web, più che un sito, collegata anche agli altri siti, che è quella del Mese. Il Mese è quaderniradicalionline.it. Naturalmente i riferimenti ci sono anche sul sito di Agenzia Radicale, e poi abbiamo il classico sito di quaderniradicali.com.it, dove si possono trovare appunto le nostre cose. Sono tre siti che interagiscono,
tra di loro, e attraverso il quale tentiamo di essere nei limiti del possibile al passo con i tempi. Ricordiamo che noi siamo una realtà forse l'unica, sicuramente l'unica, probabilmente di quella che viene definita la galassia radicale, nel senso una realtà che non prende finanziamenti dal partito o comunque da qualsiasi altro canale che riguardi il partito radicale. Siamo autofinanziati totalmente, non prendiamo, anche se è una testata trentennale, anche per scelta del direttore e del fondatore di Quaderni Radicali, non abbiamo mai cercato cavilli burocratici o comunque approfittare delle leggine fatte ad hoc per il finanziamento pubblico alla stampa, e quindi non prendiamo il finanziamento pubblico alla stampa. Quindi diciamo abbiamo bisogno dei sostegno degli associati all'associazione Amici di Quaderni Radicali o comunque chi vuole comprare eventualmente con gli abbonamenti o iscriversi all'associazione di Quaderni Radicali. Su questo noi diciamo viviamo, non abbiamo supporti, quindi questa è una cosa molto importante, perché all'esterno molto spesso si fa confusione, ecco un'altra confusione tra le varie sigle radicali. Si pensa che noi in un certo qual modo siamo legati anche economicamente al partito radicale, non è così, siamo legati culturalmente perché comunque siamo radicali, però finanziariamente ci sosteniamo da soli. Ringraziamo Antonio Maru, l'ho detto Antonello, per la sua gentile partecipazione a questa intervista. Metteremo questa intervista sul web quanto prima. Gli facciamo tanti auguri per questa iniziativa editoriale, per questa avventura, e ovviamente mandiamo anche un saluto al fondatore e l'ideatore, che è Geppi Rippa, già deputato radicale. Grazie ancora e buon congresso. Grazie.